Ciao a tutti ragazzi, questa sera si giocherà un Juventus Udinese che ormai diventa indispensabile al pari di tutte le altre partite perché con tutti i punti che abbiamo lasciato indietro dobbiamo recuperare al più presto. Però ci tenevo a fare quest'altro video prima della partita per discutere insieme a voi di alcune cose, sono riflessioni ad alta voce più che altro, riguardanti Massimiliano Allegri. L'altro giorno ho fatto un post su Instagram, su Twitter, anche qui e sulla community di YouTube, dicendo che negli anni stiamo andando avanti stagione dopo stagione e pagano gli allenatori, perché hanno pagato Allegri all'epoca, Sarri l'anno dopo, Pirlo l'anno dopo ancora, hanno pagato dei dirigenti, Marotta e Paratici. Qualcuno mi ha detto che Marotta in realtà ha scelto lui, no, Marotta è stato mandato via dalla Juventus, e ancora non sappiamo il perché. E invece Paratici sì, ha pagato delle colpe che secondo me, mia posizione personale, esplodono durante il caso Suarez, con quello che è accaduto, con quel casino legato al cartellino, agli esami, l'extracomunitario. Comunque andare su un giocatore che non ti sei informato prima a dovere per capire se era comunitario oppure no, ma quasi mai pagano i calciatori, perché se penso negli ultimi anni a dei calciatori che magari sono qui da tante stagioni e che non hanno fatto bene tante stagioni, non vedo tante cessioni lato calciomercato di questi calciatori, quindi volevo fare una riflessione su questo. Ma prima vi invito a scaricare OneFootball, il link per farlo è qui sotto in descrizione. Tra l'altro su OneFootball potremo seguire tutti insieme il risultato in tempo reale di Juventus Udinese di stasera, e alla mezzanotte ci saranno anche gli highlights della partita e di tutte le altre partite di Serie A. Novità per OneFootball: potrete inquadrare il QR code che vedrete a schermo in questo momento per scaricare direttamente OneFootball sul vostro cellulare. Quindi se state guardando da tablet o da PC, fotocamera del telefono, inquadrate il QR code e riuscirete a scaricare OneFootball in tempo zero. Comodo, vero? E come al solito vi chiedo di lasciare un mi piace a questo video. Grazie a tutti per il supporto, iniziamo l'argomento perché ci sono un paio di cose da dire interessanti. Partiamo dal dato oggettivo, e cioè che Massimiliano Allegri in questo momento non sta rendendo al meglio, non è riuscito ancora a dare la sua impronta alla squadra. La guida tecnica, la conduzione tecnica della Juventus ad oggi è inadeguata per la storia della guida tecnica e per l'ingaggio della guida tecnica. Se Allegri non avesse completato il primo ciclo alla Juventus, ad oggi staremmo parlando di un allenatore che dovrebbe essere palesemente a rischio esonero, palesemente, di gran lunga, enormemente. Un allenatore che non ha mai allenato la Juventus e che si presenta con questo score diventa ingiustificabile. E già oggi in tanti iniziano a porsi dei dubbi sul futuro della Juventus con Massimiliano Allegri. Questo è il dato oggettivo, nel senso che tu guardi la Juve, guardi il palmarès di Allegri, guardi l'ingaggio di Allegri, guardi il rendimento di Allegri in questa stagione e dici: non sta andando, è impossibile dire il contrario. Ok, passiamo al lato soggettivo, che è il mio, la mia posizione. Io quest'estate ero contento del ritorno di Massimiliano Allegri. Non lo ritenevo però l'allenatore adatto per la Juventus in questo momento. Lo dico non dal giorno 1, non dal giorno 0, dal giorno meno 1. Quando ancora Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, avevo fatto un video in cui vi dicevo, era aprile, quindi ben lontani dall'ufficializzare Allegri, vi ho detto: guardate che secondo me sarà Allegri l'allenatore della Juventus per questo motivo. Diciamo che era abbastanza logico incastrare il nome di Allegri unendo alcuni puntini. Quindi ero abbastanza convinto che sarebbe stato Allegri, ero abbastanza convinto che in questa situazione, quindi quest'estate, ad oggi, ieri ormai, Allegri non sarebbe stato il nome ideale per la Juve, ma nonostante il valore oggettivo di prima, che è quello che vi ho detto prima, io devo assolutamente chiarire la mia posizione, e cioè che io in questo momento non penso, non sto, nella mia testa non c'è la lampadina del cambio allenatore. Vi spiego il perché. Avevo il microfono spento, ho registrato con il microfono della fotocamera, ora attivo il microfono normale. Per parlare di Massimiliano Allegri dobbiamo per forza riferirci al contratto. Io di questo avevo già parlato in un altro video, l'avevo definito controsenso, tra virgolette, di questa Juve, e cioè una Juventus che in un momento del genere va a fare un contratto così lungo e così oneroso ad un allenatore, quando in realtà per quell'allenatore lì avreste dovuto costruire una squadra diversa. E mi ero anche interrogato
sul perché Allegri avesse accettato nuovamente la Juventus, perché per quanto mi riguarda era follia uno come Allegri tornare alla Juventus, per uno come Allegri tornare alla Juventus in questa situazione di questa Juventus. Qualcuno mi ha parlato di soldi. Io non sono dell'idea che Allegri abbia accettato per soldi. Uno, perché penso che negli anni ne abbia messi via un sacco. Due, perché anche in questi giorni è venuto fuori il discorso legato al Real Madrid, al fatto che bastava firmare il contratto da parte di Allegri, che ha rinunciato in extremis per accettare l'offerta della Juventus. E immagino che a Madrid, probabilmente, o gli stessi soldi che percepisce Torino, che qua non si è ancora capito, dai 7 agli 8 ai 9 non si è capita la cifra ufficiale, però io immagino che a Madrid, se non è quella cifra lì, poco ci manca. E per una persona, un benestante milionario, perché Allegri è un milionario come quasi tutti i professionisti nel mondo del calcio ad alti livelli, prenderne 5, prenderne 6, prenderne 7, prenderne 8, prenderne 9 a seconda dell'offerta del Real Madrid e di quello che è effettivamente il contratto alla Juve, io credo che non possa essere considerato quello. Secondo me Allegri è tornato per un discorso affettivo, per un legame affettivo. Stasera tra l'altro sarà la sua 300ª partita sulla panchina della Juventus, e quindi questo vi dà la dimensione di quello che è stato Massimiliano Allegri per la Juve. Ma adesso sicuramente ci sono tante cose che non funzionano, alcune motivazioni ve le ho portate nei video in questa settimana. Quindi non si capisce perché in questo momento la Juventus abbia deciso di fare una roba del genere con Allegri, chiedendogli a questo punto, perché Allegri ce l'avrebbe detto nella prima conferenza stampa o le presentazioni anche di recente, che questo è un progetto a lungo termine. A lungo termine però significa che sul lungo la Juventus dovrà tornare a fare investimenti seri, e a lungo termine significa che non puoi dopo una stagione metterti il dubbio in testa di esonerare nuovamente l'allenatore. Io dico questo, probabilmente il mio giudizio su Allegri in questo momento, e cioè non sto pensando minimamente al cambio allenatore, è dato da diversi fattori. La difficoltà dell'esonero di Massimiliano Allegri per via del contratto, ok? Anche se lo ribadisco sempre, secondo me il nome di Allegri è legato al nome della dirigenza della Juventus, perché un ennesimo fallimento porterebbe poi a dei forti cambiamenti all'interno della società, per quanto mi riguarda, l'ennesimo cambiamento dell'ennesimo allenatore. Quindi questo è uno. Due, il fatto che comunque Allegri ci ha dimostrato che con una squadra a disposizione è riuscito a fare molto. Il terzo motivo, ragazzi, è forse quello un po' più discorsivo, nel senso che io ricordo di aver fatto questo stesso identico video negli ultimi 3 anni con 3 allenatori diversi. Avevo fatto questo video con il primo Allegri, cioè l'ultimo Allegri dell'ultimo anno del primo ciclo alla Juventus, dicendo che quando arrivi a un certo punto che l'obiettivo è vincere la Champions, perché era dichiarata in quegli anni lì, era dichiarata. Addirittura prendi Cristiano Ronaldo e non ci riesci, addirittura fai peggio rispetto a prima. Se c'è la possibilità di ingaggiare un tecnico diverso da Allegri, di alto livello, di alto profilo, in grado di raggiungere quell'obiettivo con la Juventus, con il nuovo assetto con Cristiano Ronaldo, era giusto cambiare. Qua vi riporto un video che poi ho fatto, che si chiama Gli errori della dirigenza della Juve, e dove pian piano abbiamo aggiunto tanti tasselli, dato che è passato un anno. Questo è un video dell'anno scorso, ve lo lascio comunque qui sopra nelle schede. Quindi l'avevo fatto col primo Allegri, l'ho fatto con Sarri, dicendo che io non ero soddisfatto di Maurizio Sarri, ma non aveva senso cambiarlo, per dare un discorso di continuità, perché se tu prendi Maurizio Sarri non puoi dargli in mano una squadra costruita verosimilmente con le occasioni di mercato, col senno di poi, o comunque non per Maurizio Sarri, e questo era un dato abbastanza oggettivo che avevamo tirato fuori tutti questa discussione, dai, insomma questa non è una squadra per Maurizio Sarri, e poi lo mandi via senza fargli un mercato adeguato. Poi lì c'erano stati degli screzi, delle incongruenze proprio a livello caratteriale, però questo a maggior ragione è un errore, perché nel momento in cui vai a prendere Maurizio Sarri tu sai perfettamente chi è Maurizio Sarri, quindi ci devi pensare non una, non due, non tre, non quattro, non cinque, non dieci, 100 volte. Quindi anche questo è un errore, se vogliamo. Però sulla carta prendi Maurizio Sarri, te lo tieni e gli fai la squadra che vuole lui, non gli dai una squadra in mano e gli dici ora fai quello per cui sei stato preso, cioè vincere e convincere. Perché questo, forse ce lo dimentichiamo, questo era stato il motivo per cambiare Allegri: non bastava più vincere, bisognava vincere e convincere. Questo veniva detto chiaramente nella conferenza stampa e presentazione di Maurizio Sarri. Vincere in un altro modo, arrivare al risultato ma in un altro modo. Questo era stato, questo. Staccarsi dal vincere è importante, l'unica cosa che conta. Vincere
e convincere. E poi Andrea Pirlo. Io mi ricordo che anche in uno dei momenti più bui, quindi quando la Juventus inizia ad andare veramente male con Andrea Pirlo, intorno a fine gennaio, febbraio, marzo, in una diretta con Sequel dico: il prossimo anno va riconfermato Andrea Pirlo a meno che non succeda una catastrofe. Cioè il prossimo anno bisogna continuare con Pirlo per dare continuità a un progetto, perché bisogna dare continuità ai progetti. Non puoi tutti gli anni iniziare un progetto, cannarlo, prendere un allenatore, fare in modo che alcuni giocatori vengano esclusi dai titolari, che quindi prendano malumore, e quindi andare sul mercato, prendere un giocatore per l'estate per quell'allenatore lì, per poi accorgerti che quell'allenatore lo cambi e per l'altro allenatore non va bene. Abbiamo preso Arthur per Sarri, ora Allegri non lo vuole. Abbiamo preso Kulusevski per Sarri, ora Allegri non lo vuole. Cioè, ragazzi, se ora cambiamo ancora una volta allenatore e magari l'allenatore che arriva ti dice: ma io Arthur e Kulusevski li voglio. Ah sì, li ho già venduti. Cosa facciamo? Li andiamo a ricomprare? Avevamo venduto Ken perché Sarri non lo voleva, invece l'abbiamo ripreso perché c'è Allegri. Capite che dopo iniziano a essere delle incongruenze, e queste incongruenze costano milioni e milioni e milioni di euro. Cioè non stiamo parlando di vabbè, investo 15, 20, 150, 200 euro e lo facciamo. No, qua parliamo di milioni di euro in un momento in cui la Juventus è in crisi finanziaria. Queste robe non vanno bene. Poi per Andrea Pirlo è arrivata effettivamente la catastrofe, e io stesso, arrivati a Fiorentina-Juventus, dico che per quello che ho visto Andrea Pirlo non era in grado di gestire una nuova stagione con la Juventus, non era pronto per essere allenatore della Juventus, e che quindi era necessario il cambio qualora fosse arrivato un allenatore di livello. Ed è qua che entra in gioco Allegri, e vi dico: Allegri l'allenatore di livello per me lo è, perché io lo confermo ancora oggi, io ve lo dico ancora oggi, per me Allegri è un grande allenatore. Non è che questi sei mesi mi hanno fatto cambiare la mia idea di Allegri, che si è costruito negli anni con dei risultati, io ad oggi ancora ce l'ho in testa questa cosa. Poi fra sei mesi magari arriverò a dirvi: Allegri è stato un grande allenatore, ma in questi due anni è invecchiato male. Ma non è detto che non arrivi un momento come è stato con Pirlo, dove prima no, Pirlo bisogna che rimanga allenatore della Juventus perché bisogna dare continuità al progetto, e poi ne mette insieme una, due, tre, quattro, cinque, oltre a quelle già in precedenza, perché lo stesso Pirlo non era praticamente riuscito mai a dare continuità alla squadra. Sarri, io mi ricordo che una delle critiche che rivolgevo a Sarri era: noi palleggiamo, ma non cambiamo mai passo. Se andiamo sotto non abbiamo un piano B, continuiamo a palleggiare. I cambi quasi sempre, quasi mai riuscivano a incidere durante la partita. Con Pirlo non riuscivi mai a inanellare tre vittorie di fila. Quindi tutti gli anni ci ritroviamo qua a fare dei ragionamenti inerenti agli allenatori, dicendo che ci sono dei momenti, dei difetti, ma è giusto che ci siano dei difetti, che però ti impediscono di rendere come avevi in testa. Perché l'anno che arriva Sarri è l'anno in cui ancora la Juve ha il dovere di vincere la Champions. L'anno in cui arriva Pirlo non lo è già più, perché Agnelli ti ha chiesto il calcio in prospettiva, ti ha chiesto di crescere i talenti per un domani. Quest'estate con Allegri prima proclami scudetto perché c'è ancora Ronaldo, poi proclami sul lungo, sul quarto posto, ridimensionamento in corsa, e anche qua segnali che forse anche loro non ce l'avevano le idee molto chiare. Quindi io dico che a un certo punto bisogna fermarsi, sedersi, riflettere e capire che Allegri storicamente tra Juventus e Milan, con delle squadre forti, ha fatto risultato, tranne l'anno di Conte che vince il primo scudetto con la Juve. Però anche lì io voglio aprire un capitolo, perché tante volte, io in primis, perché all'epoca ricordo di averlo pensato, ma l'ho pensato per anni, e cioè: Massimiliano Allegri con Ibra, Thiago Silva, i vari Gattuso e tutta la gente che stava terminando la carriera al Milan è riuscito a perdere lo scudetto ai danni della Juve di Conte. Quel Milan era incredibilmente forte, quella Juve era la Juve dei Matri, dei Quagliarella, bla bla bla, ma era anche la Juve dei Pirlo, Vidal e Marchisio, della BBC che stava nascendo, di Buffon ad alti livelli. Quindi con il tempo ho iniziato a capire che ci sono delle squadre che poi te lo vengono a rubare il titolo, il dominio, perché tu, se non vai a rinnovarti, rimani una squadra a fine ciclo, e quel Milan era una squadra a fine ciclo, un po' come la Juve di Sarri.
perché la Juve di Sarri è stata veramente la Juve di fine ciclo, la Juve di Douglas Costa, la Juventus degli Higuain che parte con Mandzukic, la Juventus che aveva Khedira, la Juventus di Matuidi, è stata la Juventus dei fini ciclo, perché poi dai un taglio netto a tanti giocatori che nel passato avevano contribuito a portarti tanti successi. E poi non sei stato in grado di sostituirli al 100% con calciatori di livello, perché con tutto l'affetto per Morata, ma quando nel 2016 acquistiamo Higuain, io me lo ricordo l'anno prima la difficoltà di buttare la palla in rete, me lo ricordo l'anno dopo con un attaccante, e mi ricordo anche che l'Higuain, l'ultimo Higuain, alla fine arriva come attaccante morto, finito, proprio perché arriva un momento in cui devi rinnovarti. Ma l'aveva iniziato bene il campionato Higuain, quell'anno lì aveva iniziato bene, e la tecnica e il gioco di Higuain si vedeva, e si metteva anche molto al servizio e a disposizione di Cristiano Ronaldo, che poi andava a cannibalizzare tutto il resto. Però Higuain l'aveva iniziato bene, come l'aveva iniziato bene Morata. Però ci sono sempre livelli nel calcio, e storicamente Higuain è stato un attaccante migliore di Morata, e quindi nel momento in cui cedi Higuain per Morata, dopo che avevi ceduto Morata per Higuain, è una specie di montagna russa, come diceva appunto Higuain, proprio perché stiamo parlando di livelli assoluti dei calciatori. Uno come Khedira, uno come Matuidi non li hai mai praticamente sostituiti, perché se l'idea che noi Khedira fossero e Matuidi fossero Ramsey Rabiot, probabilmente hai commesso un errore. E dico questi due perché uno è un centrocampista più di rottura, un mancino, l'altro è un giocatore più di inserimento e di rifinitura come Khedira e Ramsey, però non sono Khedira e Ramsey, e l'abbiamo visto in questi anni. Quindi tanti errori di valutazione anche in chiave mercato. E quindi quella Juve di Conte probabilmente era un inizio di un ciclo, con tutti i meriti del caso di Conte e con tutti i demeriti invece di Allegri per aver perso lo scudetto con quel Milan, che però era davvero a fine ciclo. E quell'anno lì è terribilmente simile all'ultimo anno scudettato della Juve, quindi a quello di Sarri. Cioè, noi vinciamo lo scudetto con un punto di vantaggio, questo è il finale, è vero che lo vinciamo con 2-3 giornate d'anticipo, però quella era una Juve a fine ciclo, e c'era un Inter che lo stava aprendo. E lì c'è stato il Covid di mezzo, perché senza Covid, questa è la mia convinzione, rimarrà per sempre tale, nessuno potrà mai darmi la conferma al contrario, no? La smentita. Senza Covid secondo me non avremmo vinto lo scudetto, perché c'erano dei problemi palesi già anche lì, problemi enormi, come al solito mascherati da Cristiano Ronaldo e da una squadra che comunque continuava ad avere delle personalità molto molto forti, per quanto a fine ciclo. E c'è stata una grande reazione di orgoglio di quella Juventus, anche se post lockdown ci siamo dovuti adattare, ma l'abbiamo fatto e abbiamo vinto, e questo rimane nella storia. Quindi arriva sempre quel momento in cui arrivi a mettere in dubbio l'allenatore e ti chiedi: ma così dove stiamo andando? Dall'altra parte io ripenso a questi anni di video precisi, identici, in cui dicevo le stesse cose, trovavo gli stessi difetti agli allenatori, e pensavo: probabilmente con un altro allenatore queste cose non accadrebbero. E puntualmente invece cambiamo allenatore e queste cose ci sono, proprio perché non stiamo riuscendo a dare continuità. E quindi il pensiero è questo: se la dirigenza non può permettersi di cambiare Allegri per un discorso economico e per un discorso legato alla poltrona, perché poi Agnelli, anche lui, non è esente da colpe. Io ricordo il giorno che arriva Pirlo, penso: io di Agnelli mi fido, è sempre stato un lungimirante nel mondo del calcio, tante volte mi sono ritrovato a dire: ma cosa sta facendo? Per poi dar ragione a lui. Il problema è che negli anni, negli ultimissimi anni, tanti errori sono stati fatti da Pirlo, a scegliere Pirlo, sopravvalutare Pirlo e dire che era già pronto a buttarlo in pasta ai leoni per poi cannarlo, scegliere nuovamente di dire: metto Allegri così, la Superlega, anche lui, il caso Suarez, insomma, ci sono state tante cose che negli ultimi anni, ultimissimi anni, stanno facendo vacillare anche la figura di Agnelli. Quindi questo collegamento per salvare la poltrona su Allegri c'è, però se prendi Allegri e sai che l'Allegri del Milan, quando aveva i campioni ok, quando non ce li aveva, magari si è qualificato alla Champions per miracolo, poi anche lui, poveretto, è scoppiato, e ora stiamo vedendo i risultati con l'Allegri di questa Juve,
forse questa Juve comunque, io lo ribadisco, secondo me ha la rosa da prime quattro posizioni in Serie A. Però anche qua io sono sempre dell'idea che io do la mia opinione, poi la posso modificare in base a quello che avviene sul campo. Sto iniziando a domandarmelo se siamo davvero una squadra a quarto posto, dalmeno quarto posto a livello di rosa. Ed è proprio qua che mi incazzo, perché poi c'è il calciomercato invernale aperto e stiamo pensando alla cessione di Arthur, alla cessione di Ramsey, vedere se troviamo il sostituto di Morata. Noi invece che sostituire qua, dovevamo aggiungere talento, qualità, livello, caratura, mentalità, perché ne siamo privi di queste cose. E nel momento in cui scegli Massimiliano Allegri, sei consapevole del fatto che Allegri rende bene quando ha una squadra di livello, come tanti, certo, è ovvio. Però intanto tu ti sei scelto Allegri, e nel momento che ti scegli Allegri e metti Allegri in panchina, se non fai la squadra ad Allegri e non cerchi nemmeno di migliorarla in corsa, allora poi le colpe non le possiamo sempre far cadere sugli allenatori, perché gli allenatori li sceglie la dirigenza, i giocatori li sceglie la dirigenza. È ovvio che per dirigenza intendo tutti, perché c'è quello che sceglie gli allenatori, c'è quello che sceglie i giocatori, c'è quello che sceglie, ognuno ha il suo compito. Però poi tanto pagano i dirigenti se sbagliano il calciomercato, se sbagliano la scelta degli allenatori. Pagano gli allenatori se i giocatori sbagliano le scelte in campo, perché magari gli allenatori la preparano in un modo e poi i giocatori non sono in grado di recepire il messaggio o di giocare a quei livelli. E perché non pagano mai i calciatori? E allora, alla fine della fiera, dopo 20 minuti di ragionamento, in questo momento qua, e ribadisco, poi magari arriveremo a un punto in cui cambierò anch'io idea, ma in questo momento storico qua, il 15 di gennaio, vi faccio una domanda. Per il prossimo anno preferireste cambiare allenatore e mantenere gran parte di questa squadra, praticamente tutta, o trattenere l'allenatore e cambiare gran parte di questa squadra? Perché io vedere una dirigenza che magari a fine anno mi esonera Massimiliano Allegri, ma continua a tenermi Alexandro, Ramsey, Rabiot, Rugani, rinnova De Sciglio, rinnova Bernardeschi, non la prenderei di buon occhio, perché significa ancora una volta non ammettere quali sono davvero i problemi, e cioè che negli anni questa squadra è stata smantellata, demolita, indebolita, il gap tecnico nei confronti degli altri è stato non solo appianato, annullato, non solo dall'Inter, perché dici, oh, magari arriva uno che ti vince lo scudetto. No, l'Inter è arrivata e ti ha vinto lo scudetto. Milan, Napoli, Atalanta, col Napoli che in realtà l'anno scorso c'è andato a un pelo, ma era lì, e quest'anno ti è davanti, ti hanno praticamente superato tutti alla fine. E cosa ti è rimasto di quegli anni in cui vincevi, stravincevi? Niente. Ti sono rimasti alcuni giocatori che ovviamente stanno invecchiando pure loro. I vari Chiellini, i vari Bonucci. E non sei ancora riuscito a trovare un futuro, un sostituto futuro neanche per loro, proprio perché ancora una volta sulla programmazione poi hai preferito il soldo, il denaro, rivendere. Ed è proprio per questo che vi dico, io inizio a focalizzarmi sui calciatori e inizio a fare delle crociate su alcuni calciatori che secondo me hanno terminato il tempo alla Juventus. È ovvio che poi li devi sostituire, e li devi sostituire in maniera adeguata. Perché se poi non compri dei calciatori di livello, puoi metterci qualsiasi allenatore sulla panchina, ma continuerà a sembrare la vittima sacrificale, il capro espiatorio. Perché sapete quali sono le squadre che costantemente, stagione dopo stagione o all'interno della stagione, cambia allenatori? Sono quelle che si devono salvare. A me fa ridere sentire che il Genoa sta mettendo in dubbio Shevchenko e probabilmente lo esonererà per un altro allenatore. Il Genoa si è accorto del livello della rosa che ha a disposizione? Cambia un altro allenatore? E poi al massimo tra 2 mesi è colpa sua, ma non è colpa della dirigenza che ha messo a disposizione degli allenatori che sceglie questa squadra con questo livello qua? E allora iniziamo a cambiare il focus, perché è vero che nel calcio si va presto, è colpa dell'allenatore perché è sempre colpa di uno e quindi fai prima a dare la colpa a quell'uno, ma è anche vero che se per 3-4 anni di fila ti ritrovi ad affrontare queste situazioni, non puoi continuare a nasconderti e a puntare il dito sempre contro l'allenatore.
perché poi cambi allenatore e l'anno prossimo sei ancora qua a ripetere le stesse cose. È ora che anche i giocatori si assumono le proprie responsabilità. Penso proprio di sì, perché poi passa il messaggio sbagliato, no? Tanto anche se falliamo, io rimango qui, mi becco i miei milioni di euro, che tanto metto un altro allenatore, e se andiamo ancora male, cambieranno ancora lui, fino a che io avrò un contratto, andrà così. Non può andare così, non deve andare così. Oppure, che vada così, ma questi sono i risultati. Fatemi sapere un po' le vostre considerazioni, le vostre opinioni. Penso di aver detto tutto quello che avevo in mente. Direi di sì. Aspetto le vostre.